Zitti zitti, siamo arrivati al bivacco Joan, che è praticamente incastonato in tutta questa rocks. Eccolo qua, bivacco Joan. È chiuso adesso, c'è Lucchetto. E vagai mela, perché sono scesi dall'Alben. Però direi di andare con ordine. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo mountain vlog. Siamo in una bellissima giornata di autunno, siamo al 20 novembre, sono in compagnia di Vale e Luca. Come avete detto dal titolo, oggi la salita è verso il Monte Alben. L'idea è di fare il sentiero dei valloni che ci porta in una proprio una grande valle che è panoramicissima, e da lì faremo la salita che parte per il Monte Alben. Siamo a 900 metri di quota, il dislivello totale di oggi è previsto sopra i 1100 metri, e non ci resta che iniziare perché anche oggi la giornata è veramente stupenda. Allora ragazzi, quello che noi stiamo seguendo è il sentiero del partigiano, che vedete qua in alto, i martiri di Cornalba, che ci porta su tramite i valloni. Wow, c'è anche in sottofondo il rally, perché c'è il rally di Monza in questi periodi qua, e partono, abbiamo scoperto, proprio da qua, da questa zona qua, Serina, Cornalba, Selvino, sono proprio qua sotto. Però la quiete della montagna è un po' disturbata adesso, eh. Allora, noi siamo qua in una sossa a circa 1300 metri qualcosa di quota. Abbiamo fatto, Luca, quanti? 300? Quasi 400. Quasi 400 metri da quando siamo partiti, in quasi un'oretta, diciamo, siamo più o meno. E non è difficile questa parte, però è costante, no? Va su costante, e infatti si guadagna molto la quota dai 900 che siamo partiti, appunto, sono già 1400. Allora, noi siamo usciti dal bosco finalmente, perché comunque è un po' lunghina. Quanto siamo? 600 metri? 608. 608 metri di dislivello, e arriviamo a questo, diciamo, anteprima, no, del vallone, che adesso noi scaricheremo di là e arriviamo su di lì. Qua è la cima a 1975, che è un'altra cima che possiamo vedere di concatenare dopo, che arriviamo al bivacco Joan, che è la neve della cresta, e l'Alben è questo qua dietro che vedete. Adesso noi facciamo proprio questa parete qua, saliamo. C'è un po' di neve, ma non tantissima. Comunque i ramponi, ramponcini ce li abbiamo qui, nel senso, nel caso, ma... Siamo in pausa cioccolato prima di attaccare su. Qua c'è anche un bellissimo laghetto che dobbiamo tenerlo sulla destra, perché il sentiero è lì, non so se lo vedete, ma comunque adesso lo si prende. Allora ragazzi, siamo arrivati in questa bocchetta. Valentina sta litigando con dei piccoli insetti così. Veramente. Vale, cosa dobbiamo dire? Mi ha colto la sprovvista, ho fatto per lanciare lo zero, c'era qui. Mamma mia, era grande così. Allora, siamo appunto in questa forcella, c'è una vista già assurda. Siamo a 1911 metri. Adesso arriviamo in cresta e poi facciamo il sentiero delle creste. L'Alben non è questo, ma è però poco più dietro, quindi adesso ci arriviamo. Nel frattempo vi faccio già vedere qua cosa si vede. Guardate che spettacolare vista. Là c'è anche il Monte Rosa, come sempre si riesce a vedere. Quello lì in alto è il Grignone. E poi andiamo a mano verso i soliti nostri monti di casa.
Ecco, ok. Vedete, c'è la cima. Che spettacolo. Allora, pagai. Meritata pausa pranzo. Spero che le riprese vi siano piaciute di sparchi, perché a me sono piaciute tantissimo, soprattutto nella conca sotto lì. Spettacolari, ma oggi era difficile fare delle brutte riprese. Adesso mangiamo e poi facciamo un resoconto del giro. Perché comunque siamo sui 1100 metri di dislivello e una cosa come 6-7 km più o meno. Adesso vediamo. Buon appetito. Allora, pagai. Noi stiamo ripartendo. Stiamo facendo l'anello che ci porta a fare il bivacco Johan e dopodiché si ritorna giù del vallone e chiudiamo l'anello. Boh, allora sono più di 12-13 km in totale, comunque vi metto la solita traccia di Fatmap sul blog, quindi adesso lo sto rifacendo, quindi non sono sicuro di averlo già finito, ma adesso che sto facendo il video intendo, quindi iscrivetevi al canale, fatevi comunque un giro sul blog che trovate in descrizione, seguitemi su Instagram per le solite anteprime e foto. Luca, cosa diciamo? Non è impegnativo? Bello. È bello, non è impegnativo, l'ultimo solo un po'... Strappo un po'. Esatto, l'ultimo pezzo, l'ultimo strappo, ma comunque si fa con la giusta attenzione anche l'ultima parte di cresta. Poi dai, ci vediamo al prossimo video.